sincronizzazione dei nostri contatti e della nostra agenda direttamente su tutti gli smartphone presenti in commercio. È chiaro che in questo caso sullo smartphone andremo a settare la sincronizzazione delle mail tramite IMAP e contatti ed agenda tramite il protocollo Exchange in abbinamento con Zpush, che viene installato sullo stesso server dove è installato Zimbra. Chiaramente facendo riferimento anche all'utilizzo di Apache, quindi Apache su una porta differente da quella di Zimbra, e Zpush, come ho detto precedentemente, che è una tecnologia molto legata alla concorrenza, a Zarafa, però come avete visto noi andiamo direttamente al sodo e cerchiamo, diciamo, soluzioni per l'abbattimento dei costi IT. Questa tecnologia chiaramente non deve essere considerata al posto di Zextras, ma deve essere soltanto un proof of concept, perché soprattutto in un ambiente di produzione, io prediligo assolutamente la sicurezza e la tranquillità di Zextras, che ci consente di fare backup in modo intelligente, andando addirittura a recuperare una sola email, più che una sola email, pardon, un solo account relativo a una persona, e ci consente anche di fare sincronizzazione di posta elettronica, contatti e agenda, senza preoccuparci minimamente degli aggiornamenti, perché comunque i ragazzi di Zextras lavorano e ogni volta che c'è un'anomalia in Zimbra, ogni volta che c'è un aggiornamento disponibile in Zimbra, loro corrono ad aggiornare anche il software Zextras. Buona visione. Bene, iniziamo quindi con la configurazione. In particolare ricordiamo che faremo riferimento all'articolo scritto sul blog di Andrea Balboni. Quindi iniziamo. Per prima cosa dobbiamo connetterci in SSH alla porta 22 al nostro server Zimbra, nel nostro caso è un server Zimbra di demo, all'indirizzo 192.168.0.36, con una sola utenza con la quale poi successivamente andremo ad effettuare il test con dei dispositivi mobili. Quindi 192.168.0.36 e andiamo a loggarci con le credenziali di root. A questo punto, nel nostro caso specifico, andremo ad installare Zpush sullo stesso server dove è installato Zimbra. Quindi, poiché Zpush è in realtà un server web con un certificato SSL che sfrutta la porta 443, noi andremo a modificare la porta HTTPS di Zimbra da 443 a un'altra porta, nel nostro caso la 8889. Quindi, loghiamoci come utente su Zimbra, lanciamo il comando zmprov e andiamo con lo stesso comando a modificare la porta. Quindi ms il nome del server, che nel nostro caso è zimbra.beable.local, e andiamo a modificare il parametro Zimbra mail port e Zimbra mail SSL port. Quindi dopo aver riavviato il server verificheremo che l'accesso a Zimbra non sarà più in HTTPS alla porta 443 predefinita, ma alla porta 8889. Attendiamo l'esecuzione del comando, usciamo e riavviamo. Quindi andiamo a verificare che il server si è riavviato e che accediamo alla porta 8889 in HTTPS all'utenza test password. Attendiamo quindi il login nell'utenza stessa per essere certi al 100% del reindirizzamento della porta. Ok, a questo punto dovremmo riloggarci
con il Putty. Sempre allo stesso indirizzo 36. E da questo punto andiamo ad iniziare l'installazione del web server. Quindi andiamo ad installare l'HTTPD. Successivamente proseguiremo con il PHP ed altri moduli SSL utili per la configurazione di Zpush. Attendiamo il download dei pacchetti e la loro installazione. Ecco qui. Stanno installando 5 pacchetti. Ecco qui. Procediamo con il PHP. Mentre installiamo questi moduli andiamo a ripercorrere i passi che effettueremo. Quindi dopo aver effettuato il cambio porte di Zimbra, stiamo installando il web server, successivamente andiamo a creare un certificato autofirmato SSL, andremo a configurare il server web per essere reindirizzato verso la zona del Zpush. Andremo ad installare e configurare Zpush, nonché ad installare e configurare anche il backend di Zimbra per Zpush. E poi infine andremo a testare il corretto funzionamento andando prima a definire anche la rotazione dei log dello Zpush, quindi affinché possiamo effettivamente verificare eventuali errori mediante l'utilizzo del log. Continuiamo con l'installazione degli ultimi pacchetti, nonché andiamo successivamente ad avviare il servizio HTTPD e ad abilitarlo di default all'avvio del sistema. Procediamo con il passo successivo, quindi la creazione del certificato autofirmato. Con questo comando andiamo proprio a creare il certificato vero e proprio, quindi andiamo a definire il country name, it, la provincia Bari, la città Molfetta, l'azienda Beable, ripetiamo, Beable, possiamo inserire l'host name, inseriamo zimbra.beable.local, successivamente un indirizzo email di riferimento e la password, nel nostro caso molto molto semplice, ed infine con il comando successivo andiamo a verificare il certificato appena creato. Andiamo a copiare tutti i certificati appena creati nelle corrispondenti cartelle e passiamo alla sezione successiva, la configurazione del server verso la zona Zpush. Quindi in particolare andiamo a creare la cartella var www.html Zpush. Andiamo a creare la cartella del log, quindi var log Zpush, e andiamo a modificare
il file httpd.conf. Posizioniamoci alla fine del file e andiamo ad aggiungere questi parametri. Allora, che cosa facciamo? Andiamo ad associare, sistemiamo prima la formattazione, perché in fase di esecuzione potrebbe creare problemi, in quanto magari non riconosciuta. Ecco qui. Quindi abbiamo creato un alias alla porta 443 alla voce Microsoft Server Active Sync collegato al file var www.html/zpush-index.php. L'unico parametro da modificare è, anzi scusate, l'unica variabile da modificare è il server name. Inseriamo zimbra.beable.local, ossia l'hostname, zimbra.beable.local, sì. Verifichiamo che sia questo. Quindi, dopo aver modificato il file, procediamo con la configurazione e l'installazione dello zpush. Quindi, posizioniamoci nella cartella TMP e andiamo a scaricare lo stesso. Molto veloce, andiamo a decomprimerlo e posizioniamoci nella cartella cd zpush, scusate, posizioniamoci nella cartella zpush 2.0.8-1731, quindi la cartella del software appena scaricato. Andiamo a copiare tutto il contenuto nella cartella var www.html/zpush precedentemente creata e andiamo a creare delle nuove sottocartelle che poi utilizzerà zpush. Quindi la cartella mail, la cartella zimbra, la cartella backend Zimbra e andiamo infine a configurare il file che si trova in var www.html zpush il config.php. In questo file facciamo una ricerca ed andiamo a definire il parametro state dir. Di default è impostato su var lib zpush, ma noi ne abbiamo precedentemente creato una differente cartella e se ricordate bene abbiamo creato la cartella var www.html zpush, che è la directory principale, e in particolare abbiamo creato la cartella state, quindi la directory sarà questa stessa ed andiamo a verificare questi parametri del file log. In realtà esiste la cartella var log zpush, allo stesso modo i file zpush.log e zpush.error.log che andremo successivamente a verificare. Per cui non ci resta che salvare il file stesso. Ultima modifica è posizionarsi nel file zpush.php nella directory var www.html zpush lib core ed andare a settare la data. Date time zone. La dobbiamo impostare anziché Amsterdam, Roma.
l'ultima modifica è stata effettuata, adesso non ci resta che procedere con il download del backend di Zimbra per Zpush. Quindi andiamo a scaricare il pacchetto, andiamo a decomprimerlo, scusate, andiamo adesso a decomprimerlo, posizioniamoci nella cartella Zimbra 56.1, nella cartella Zpush 2 e a questo punto andiamo a copiare il tutto e spostarlo nella cartella var www.html Zpush backend Zimbra. Andiamo successivamente ad associare i corretti permessi a queste due sottodirectory, quindi var www.html Zpush e var log Zpush. Ancora permessi 775 e infine andiamo a modificare il file config.php. Qui andiamo a ricercare la voce Zimbra, eccola qui, e qui dobbiamo prestare un po' di attenzione. In particolare andiamo a definire l'URL di Zimbra, quindi https://// l'HTTP del nostro server, quindi del nostro server Zimbra 192.168.0.36 alla porta 8.8.8.9.9. Quindi ricontrolliamo 192.168.0.36 alla porta 8.8.9, lasciamo invariati gli altri parametri, andiamo a eliminare il commento alla definizione della time zone di Zimbra inserendo Roma ed ad allineare correttamente questo parametro ed infine a impostare su true il parametro Zimbra debug. Quindi ricontrolliamo, siamo andati a definire l'URL di Zimbra con la porta, quindi nel nostro caso 8889, abbiamo decommentato il parametro Zimbra time zone, nonché abbiamo definito il parametro Zimbra debug. A questo punto dobbiamo copiare questa zona, andiamo quindi a salvare il file con le modifiche, abbiamo copiato l'impostazione del backend di Zimbra e dobbiamo andarlo a inserirlo nel file var www.html zpush config.php. Posizioniamoci nella zona backend, verifichiamo che in questa zona è presente la configurazione di Zarafa. Noi invece andremo a definire quella di Zimbra, quindi lasciamo qualche spazio, andiamo a copiare i parametri dal file precedente, nonché a inserire in alto il parametro backend provider. Ok. Ecco qui, andiamo a ordinare il tutto, così ci sembrerà più chiaro, e a rinominare backend Zimbra. Abbiamo inserito nel file config.php la configurazione di Zimbra. Ricontrolliamo il tutto e andiamo a salvare. A questo punto definiamo l'impostazione della rotazione
l'installazione dei log dello zpush andando a modificare il file etc log rotate zpush e andiamo ad inserire i parametri corretti, nonché a salvare il file. Adesso non ci resta che riavviare e incrociare le dita. Dopo il riavvio del server non ci resta che accedere all'indirizzo IP di Zimbra /microsoft-server-activesync e verificare che ci vengano richieste delle credenziali di autenticazione. Per cui adesso procediamo con i test da smartphone o tablet o qualsiasi dispositivo mobile. Eccoci collegati sull'Android, posizioniamoci in impostazioni, account e sincronizzazione e andiamo ad aggiungere un nuovo account di tipo aziendale o Exchange. A questo punto andiamo a inserire l'indirizzo email, nel nostro caso test@biebel.local, nel nostro caso sarà il vostro indirizzo mail con la password di Zimbra, e ovviamente nel nostro caso è oscurata. Stiamo facendo riferimento ad un tablet Android, ma la configurazione è pressoché uguale anche per un iPhone. Nella schermata successiva andiamo a sostituire la voce server con l'indirizzo IP di Zimbra, quindi nel nostro caso 192.168.0.36. Andiamo ad abilitare tutti i certificati SSL e clicchiamo su Avanti. Ovviamente abbiamo scelto SSL perché il server è installato alla porta, il server Zpush è installato alla porta 443. Andiamo avanti con le impostazioni di default, inseriamo l'indirizzo email, nel nostro caso test@biebel.local, ed andiamo avanti. Andiamo in particolare a disabilitare la sincronizzazione delle email, perché nel caso di Zpush queste verranno sincronizzate semplicemente con il collegamento IMAP e non sfruttando l'account Exchange appena creato. Quindi andiamo avanti e testiamo effettivamente il calendario, apriamo la stessa applicazione e verifichiamo la sincronizzazione degli appuntamenti. Quindi gli appuntamenti sono stati sincronizzati, non ci resta che effettuare un test, quindi creare un nuovo appuntamento ad esempio di test, nonché verificare che questo venga sincronizzato in Zimbra. Quindi inseriamo come nome ad esempio test 2 e andiamo a salvare l'appuntamento. L'appuntamento è stato creato, andiamo su Zimbra a verificare. Colleghiamoci all'utenza test e andiamo a verificare che nell'agenda sia stato aggiunto l'appuntamento test 2. Allo stesso modo facciamo un test inverso, aggiungiamo l'appuntamento registrazione video dalle 14.30 alle 15.30 e andiamo a verificare sullo smartphone che lo stesso sia presente. Posizioniamoci sul calendario del tablet e verifichiamo la sincronizzazione avvenuta. Posizioniamoci quindi nei contatti e andiamo ad aggiungere un nuovo contatto. Ovviamente scegliamo l'account aziendale test@biebel.local appena configurato e andiamo a creare un nuovo account, un nuovo contatto di test. Per la sincronizzazione poi andremo a collegarci a Zimbra e verificheremo che questo contatto test sia presente su Zimbra. Allo stesso modo il test inverso è già stato effettuato in quanto abbiamo visto la presenza di un contatto Biebel SRL che è stato creato su Zimbra ed è stato quindi sincronizzato sul tablet. Abbiamo salvato il contatto test e andiamo su Zimbra per verificarne la sincronizzazione. Accediamo nuovamente all'utenza di Zimbra, posizioniamoci nei contatti e andiamo a verificare la presenza del nuovo contatto creato dal tablet.
Quindi in conclusione abbiamo visto come collegare un server Zpush a Zimbra e abbiamo testato la sincronizzazione con un tablet Android, fermo restando che la configurazione è pressoché la stessa anche per un iPhone o un dispositivo, un tablet Apple, un qualsiasi altro dispositivo, basta scegliere come sincronizzazione quella come account Exchange. Arrivederci e al prossimo video tutorial.